Queste sono le Adidas Boston 12 e rappresentano un ritorno al passato oppure un'evoluzione delle scarpe che qualche anno fa erano ai piedi di tutti i podissimatori. Sono sicuramente migliorate tantissimo, dimagrite rispetto al modello precedente, ma come al solito per capirlo partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 255 grammi, drop 6,5, 37 mm nel tallone, 30,5 nell'avampiede, utilizza una doppia mescola, un energy rose, ossia una piastra in carbonio, anche se i puntualizzatori non la chiamerebbero così, che vi consente una reattività assolutamente eccezionale, reattività che in una scarpa con doppia mescola dipende chiaramente da come appoggiate il vostro piede. Ecco però le 10 cose che mi sono piaciute, le 3 cose che avrei cambiato della scarpa stessa, a chi sono adatte e soprattutto a quali ritmi le utilizzerei e raccomanderei. In primo luogo ho apprezzato davvero la tomaia, che è sottilissima ma al tempo stesso offre un buono spazio nell'avampiede per una scarpa di questa tipologia. Ha una protezione buona sulla parte superiore, dei lacci assolutamente sottili e piatti, una linguetta leggerissima, ha una protezione sul collo del piede, al tempo stesso si sposta perché non è a soffietto. Ho apprezzato comunque molto la lacciatura che ha i classici occhielli nella parte superiore e inferiore, mentre nella parte centrale una struttura un po' più accomodante per consentire comunque un bloccaggio del piede abbastanza buono. Nella parte posteriore la conchiglia è semirigida, al suo interno una struttura a salottino per garantire che comunque il piede si senta molto comodo. C'è inoltre un piccolo tessuto che paradossalmente non è agganciato alla linguetta, ma invece alla lacciatura della scarpa stessa, che di fatto si dimostra anche nei cambi di direzione ben bloccata, soprattutto se riuscite a allacciarla bene, cosa che questa struttura stessa ve lo consente. Mi è stato comunque detto da più parti che dopo qualche chilometro, ma non ve lo so dire, potrebbero verificarsi delle rotture della tomaia. Direi che dal punto di vista concettuale questa cosa è possibile, anche perché dipende molto dal vostro piede. Scrivetemi qua sotto se vi è successo. Dal mio punto di vista però questa struttura mi piace molto e comunque ha il vantaggio che la scarpa è davvero traspirante e quindi potrebbe essere utilizzata per tutto il periodo estivo, ma anche invernale se correte sul tapis roulant, senza necessariamente avere grossi problemi di sudorazione al piede. A completare il design della tomaia c'è questo piccolo tessuto che consente al vostro tendine di appoggiare a qualcosa di piacevole. A livello di numero poi suggerirei lo stesso di altre scarpe. Sappiate che sebbene il numero europeo abbia i 2/3, in realtà utilizzando il numero americano è assolutamente equivalente a quello delle aziende americane. L'unico vero aspetto da tenere in considerazione è che il volume della scarpa è abbastanza limitato, probabilmente la utilizzerete per corse molto veloci, quindi vi potrebbe anche servire una scarpa filante. A livello di intersuola o di mescola o di schiuma, questa Boston 12 ha la doppia mescola, nella parte superiore quella morbida che è soprattutto presente nell'avampiede si chiama Lightstrike Pro ed è utilizzata anche nelle Adios Pro, mentre nella parte inferiore ha il Lightstrike versione 2.0 che è sicuramente, lo prometto, l'ho testato, molto più morbida rispetto alla versione precedente. Questa schiuma che è mediata ovviamente anche dalla piastra in carbonio, dal Energy Rhodes 2.0, vi consente di fatto di correre davvero velocemente nonostante la scarpa sia comunque relativamente flessibile rispetto invece ad altri modelli che abbiamo visto sul mercato, e questa cosa secondo me garantisce ulteriormente una stabilità importantissima che invece non ho trovato in altri modelli. Un aspetto non trascurabile di questa Boston 12 è il fatto che la scarpa è davvero armoniosa, perché tutti i componenti che in realtà potrebbero sembrare molto diversi tra di loro in realtà vanno in simbiosi. Ho apprezzato il fatto appunto che vi consente di correre velocemente, che la scarpa resta comunque molto stabile nonostante l'altezza del suolo abbastanza importante. Ho apprezzato anche che questo Lightstrike 2.0 sia più morbido e soprattutto, sebbene sia di drop 6,5, in realtà
proprio per la morbidezza del Lightstrike Pro, l'altezza dal suolo è sicuramente inferiore perché il drop dinamico è chiaramente più basso. Ho amato anche il battistrada nella parte anteriore, lo spazio nell'avampiede è abbastanza importante, di conseguenza questa cosa facilita pure i cambi di direzione. Comunque è un battistrada continental, come direbbero i tedeschi, relativamente liscio, con delle zigrinature, con dei fori nell'avampiede, con una quantità di gomma importante nella parte posteriore, anche se comunque è abbastanza sottile. Questo battistrada tenderà a durare, soprattutto ha una trazione eccezionale. Poi con la scarpa da 500 euro sembra che sia incollata al terreno, questa magari è leggermente inferiore. Ho apprezzato però che si possa utilizzare anche in pista bianca e soprattutto quando l'ho provata in Belgio con la pioggia. Per fortuna qua non piove, non vorrei portare sfiga, ma di fatto questa scarpa garantisce in tutte le condizioni di essere utilizzata al meglio dall'estate all'inverno. Tra l'altro sarebbe armonioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come vedete, sto ritornando a farle copiose. Uno dei numeri magici di questa scarpa sono i 255 grammi nella taglia US 9. Secondo me questa scarpa è adatta a tutti quelli che fossero podisti amatori evoluti e volessero utilizzarla per correre medie, ripetute e soprattutto allenamenti lunghi, e non amassero una scarpa morbidissima, perché la stabilità della Boston 12 è eccezionale, nonostante abbia la presenza di una schiuma parecchio morbida, schiuma morbida che comunque non è da cuscino, ma invece più adatta per correre velocemente. È adatta anche a quelli che volessero gareggiare, pesassero per esempio 80 kg e non fossero disposti a comprare una scarpa tra virgolette premium, perché questa comunque ha davvero un rapporto qualità-prezzo eccezionale e, come già detto, grazie alla stabilità, alla reattività, alla velocità, potreste utilizzarla in gara, per esempio se foste dei podisti amatori che volessero correre la maratona in 3 ore. E quindi, Massi, la raccomanderesti anche per podisti pronatori? Sicuramente per chi appoggia di tallone è fantastica, perché utilizza un tallone smussato con una gestione ottimale delle forze, e secondo me questo design non plus ultra di chi dovesse appoggiare in questa modalità. D'altro lato il design è pensato per un appoggio neutro, perché comunque la conchiglia cede al suo interno, quindi secondo me è una scarpa stabile, ma credo che non possa andar bene per chi avesse un problema di pronazione, soprattutto con un angolo di pronazione superiore ai 10 gradi. A livello di ritmi poi sicuramente potreste anche utilizzarla per corse VO2 max e riuscireste, dal mio punto di vista, a sfruttarla addirittura, se il vostro motore ve lo consente, a 3 al chilometro, nonostante la flessibilità della scarpa stessa. La vostra caviglia comunque vi ringrazierà. Se la dovete utilizzare per le gare, soprattutto lunghe, sappiate che pesando 30, 40, 50 grammi in più avrete lo 0,3-0,5% di economia di corsa peggiorata rispetto invece a una scarpa super shoes, che raccomando se dovete raggiungere l'obiettivo della vita, qualunque esso sia. A livello di durata, e veniamo quindi al primo problema che ho rilevato, secondo me proprio per questa tomaia sottilissima potreste effettivamente avere qualche problema e avere magari una lacerazione della tomaia stessa. Ripeto, non l'ho verificato, ma se me l'hanno detto in 10, probabilmente un senso di verità questa cosa ce l'ha. Inoltre la scarpa è super stabile, ma alla fine consente di estrarre la soletta, cosa che, se da un lato vi permette di sostituirla con dei plantari personalizzati, dall'altro, forse correndo molto velocemente, potreste avere qualche problema legato al fatto che questa soletta si muove un pochino, e cosa che a velocità molto elevate potrebbe non essere un vantaggio competitivo. Infine, ma stiamo spaccando il cappello in quattro, questi lacci piatti ma sottilissimi potrebbero creare qualche problema nel caso in cui abbiate un collo del piede molto alto, di pressione sul collo stesso, però ovviamente l'allacciatura è ben disegnata, ben pensata. Chiaramente la linguetta, che non è a soffietto, potrebbe far sì che la scarpa si slacci durante la corsa, ma questa scarpa in effetti altrimenti potrebbe davvero essere troppo perfetta.
In conclusione, le Boston 12 sono migliorate significativamente rispetto ai modelli precedenti, hanno perso peso, hanno migliorato la flessibilità, hanno anche cambiato in maniera importante la mescola e la scarpa, quindi può essere utilizzata non soltanto per correre velocemente, ma anche paradossalmente per correre lentamente. A livello di stabilità, secondo me, è una delle migliori presenti sul mercato. Ha qualche piccolo difetto legato però semplicemente al fatto che non potevano fare una scarpa perfetta a 150 euro. Secondo me la raccomando a tutti i podisti amatori evoluti per le corse medie, ma anche per quelle veloci, forse non per la gara. La raccomando anche a podisti che pesino più di 80 kg per correre ripetute e, perché no, anche la maratona. Secondo me Adidas è tornata sui suoi passi, history is repeating. Penso che la potrei raccomandare al mio miglior amico. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io, come al solito, vado a dare a mangiare al coniglio. Ci vediamo alla prossima. Ciao!